Il gioco che voglio mostrarvi oggi è uscito praticamente a febbraio 2017 e pensate che è partito con una campagna di crowdfunding su Kickstarter e si chiama Nights in the Woods. Ve lo faccio vedere per PC. La storia, se devo dirvela, è incentrata su May, una piccola bambina che è tornata a Possum Springs e ha visto che purtroppo sono cambiate tante cose da quando se n'era andata. Ora lei vive nell'attico dei suoi genitori e scopre che c'è qualcosa di misterioso e strano che si aggira in un bosco intorno alla casa dove vive lei. Vi dico solamente che è una storia molto semplice, sì, ma qualcosa di tetro e oscuro che si aggira intorno a casa sua. Wow! Sembra una di quelle storie dell'orrore raccontate nella vecchia serie televisiva I Paure del Buio, ma non importa. Vediamo un po' la grafica. Allora, quello che avete sotto gli occhi non è un cartone animato, è proprio così il gioco. E come potete vedere, le ambientazioni sono realizzate in modo molto, molto semplificato. Carine da vedere. E piatte, ok? Come in un classico che disegno per bambini di età prescolare. Potrei dirvi la stessa cosa anche dei personaggi. Perché, come potete vedere, anch'essi sono realizzati in un modo molto cartunesco. E devo dire che è praticamente bellissimo. Sono tutte creature antropomorfe che sicuramente a tutti voi piaceranno. Perché ognuno sprizza non tenerezza, a dire la verità, ma a malinconia potrei più che dire, e addirittura misto a qualcosa di pucciosità, ma poco si nota. Si nota più che altro la malinconia. Per il sonoro vi dico che abbiamo una buona quantità di effetti sonori, carini da ascoltare, ma il vero pezzo forte è la colonna sonora, che è stata creata, a quanto pare, da Alec Olouka. Non lo conoscete, certo, ma a quanto pare sembra che si sia ispirato a un certo DEEV, non so neanche chi sia questo gruppo musicale, ma vi dico semplicemente che ha creato una colonna sonora molto malinconica e triste, oltre allo stesso tempo misteriosa. Ed eccoci alla parte più importante, la giocabilità. Night in the Woods cos'è? Un gioco platform d'azione esplorativo. Come funziona? Qui noi vogliamo la nostra gattina, Mae, che deve muoversi all'interno di queste ambientazioni bidimensionali, come quelle di un platform classico. Deve ritrovare oggetti, risolvere enigmi, semplicemente, ovviamente, interrogando gli oggetti o anche le persone che troverà in giro, anzi, i furri che troverà in giro, sì, perché qua siamo proprio in un mondo furri, ve lo dico già, eh. E niente, deve ovviamente risolvere quest per cercare di andare avanti e risolvere questo intrigante mistero. Lei può correre, saltare e addirittura utilizzare qualunque cosa, insomma, che gli capita a tiro per risolvere i problemi. Insomma, un gameplay molto semplice, che non è stato fatto altro che creato in pratica per cercare di proseguire nella storia, che vi giuro che andando avanti risulterà abbastanza intricante e complicata. Non dovete farvelo scappare questo titolo, che è appena arrivato. Oltre ad esistere per PC Windows, c'è anche addirittura
per i sistemi Linux, sistemi macOS e PlayStation 4. Ed è soltanto a singolo giocatore, non è stato incentrato per il multiplayer. Almeno smettetela di pensare sempre a quei cazzo di giochi per il multiplayer, ok? Beh, il mio consiglio è di recuperarle, poi, se siete dei fan del furry o se siete furry nel cuore, questo è un titolo che vi consiglio caldamente. Perché del resto, a chi è che non resiste a questo mondo così, eh? Ci vediamo domani!